Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono Giopa17 e oggi siamo tornati in un nuovo episodio dell'Infotime, il nostro classico appuntamento del lunedì. Ma di che cosa vi parlerò in questo video? Di 7 giochi che mi piacerebbe provare in uscita durante l'estate 2020. Poi naturalmente vi svelerò quando i miei iscritti potranno visitare la mia isola su Animal Crossing New Horizons questa settimana e naturalmente vi comunicherò quando sarò online su Splatoon 2 per giocare dei nuovi match insieme a voi questa settimana. Come sempre però prima di iniziare direi di far partire la sigla! Va bene ragazzi, rieccoci qua. Come sempre, prima di iniziare vi ricordo di seguirmi sui miei social, ovvero sulla mia pagina ufficiale Facebook, sul mio canale ufficiale Telegram, sul mio profilo ufficiale Instagram, su Discord, dove possiedo un server ufficiale, perché vi tengo aggiornati sulle attività del canale, vi posto foto, video, informazioni, sconti e promozioni riguardanti il mondo dei videogame. Naturalmente vi ricordo che questo è un video che troverete sul canale ogni lunedì. Mi raccomando, date un'occhiata anche alla sezione community del mio canale YouTube, perché ogni tanto vi posto qualcosa anche lì. E mi raccomando, attivate la campanella, tutte le notifiche, per non perdervi nessun nuovo contenuto che pubblico sul canale. Va bene ragazzi, dopo questa brevissima intro, adesso direi di passare alla prima news di oggi. Nella prima news di oggi vi volevo parlare di 7 giochi barra espansioni, quindi DLC, che mi piacerebbe provare in uscita durante l'estate 2020. Considerate che li ho messi in ordine di uscita. Se anche voi siete interessati ad acquistarli barra prenotarli a prezzo scontato, naturalmente vi consiglio di dare un'occhiata alla descrizione di questo video, perché potete trovare tanti link utili. Cliccandoci sopra avrete la possibilità di ottenere maggiori informazioni e di poterli portare a casa a prezzo scontato. Direi di partire dall'Isola Solitaria dell'Armatura, che è il titolo del primo DLC del pass di espansione di Pokémon Spada e Pokémon Scudo, in uscita il 17 giugno 2020. Nella nuova ambientazione gli allenatori potranno confrontarsi anche con Pokémon provenienti da altre regioni, saranno presenti più di 100 nuovi Pokémon, tra cui anche Articuno, Zapdos e Moltres di Galar, che conteranno rispettivamente sulle mosse esclusive Sguardo Gelido, Calcio Tonante e Furia Ardente, e il nuovo Pokémon Urshifu, che possiede due forme Gigamax. Sull'isola inoltre ha sede un dojo per le lotte Pokémon. Voi e i vostri Pokémon affronterete un apprendistato con Mustard, che gestisce questo dojo, e vi allenerete per diventare ancora più forti. Fanno il loro ritorno anche le Gicocche, utilizzabili per creare diversi tipi di Pokéball, mentre viene introdotto l'amuleto PE, che aumenta i punti esperienza guadagnati dalla squadra del giocatore. Come secondo titolo, nella mia top 7 ho inserito The Last of Us 2, che uscirà il 19 giugno 2020. Considerate che su YouTube avevo seguito, da uno youtuber adesso abbastanza famoso, tutta la serie, e inoltre avevo rigiocato a questo titolo per conto mio tipo 2 o 3 volte. Sono partito da un livello medio e poi ho provato a completare il gioco anche a livello difficile. The Last of Us 2 comunque è un videogioco horror di sopravvivenza in terza persona. Vi leggo brevemente la trama così potete capire di che cosa parla. 5 anni dopo il loro pericoloso viaggio attraverso gli Stati Uniti post-pandemici, Ellie e Joel si sono stabiliti a Jackson, in Wyoming. Vivere in una fiorente comunità di superstiti ha consentito loro di lavorare in pace e in stabilità, nonostante la costante minaccia degli infetti e di altri superstiti ancora più disperati. A seguito di un evento violento che interrompe questa quiete, Ellie si imbarca in un viaggio senza sosta per farsi giustizia e trovare finalmente l'agognata tranquillità. Mentre cerca i responsabili, si scontra con le devastanti ripercussioni fisiche ed emotive delle sue azioni. Direi di passare a qualcosa di un pochettino più allegro, ovvero Ninjala, in uscita il 24 giugno 2020. Speriamo che non lo rimandino ancora una volta, dato che doveva già uscire a maggio. Ninjala praticamente è un gioco d'azione multiplayer free to play che potrete scaricare gratuitamente sulla vostra Nintendo Switch. Considerate che per giocarci non avrete bisogno neanche del Nintendo Switch Online, che permette ai giocatori di creare armi usando gomme da masticare e di combattere secondo i dettami del metodo Ninjitsu.
jutsu. Adattandosi a diversi tipi di scenario, i giocatori devono sfoggiare riflessi fulminei e grande abilità nel parkour per combattere gli avversari. Il gioco porta il mondo dei ninja in una nuova era tramite battaglie online. Non c'è, per il momento, non si sa se la svilupperanno poi in seguito, una modalità storia. Però sarà presente un season pass, come per esempio su Fortnite, che potrete decidere di acquistare oppure no. Sul canale vi ho già postato vari video dove vi mostro parzialmente come è strutturato questo titolo. Sto valutando se portarvelo sul canale tramite eventi come faccio con Splatoon 2. A breve comunque, tramite un video, vi comunicherò l'ID del profilo che utilizzerò per giocare a questo videogame, così potrete iniziare ad inviarmi le richieste d'amicizia. In quarta posizione ho inserito Formula 1 2020, in uscita il 10 luglio 2020. Si tratta di un videogioco che l'ultima volta avevo portato parecchio tempo fa sul canale. Infatti, se non sbaglio, avevo realizzato una serie con Formula 1 2016, quindi sono già passati parecchi anni. Formula 1 2020 è praticamente il videogioco ufficiale della Formula 1 World Championship 2020. Quest'anno, oltre a contenere tutte le modalità già presenti negli episodi precedenti della serie, per la prima volta i giocatori potranno fondare una propria squadra di Formula 1, creando un pilota, scegliendo uno sponsor, un fornitore di motori, assumendo un compagno di squadra e competendo come l'undicesima squadra del campionato. Secondo me questa sarà una delle modalità più divertenti del gioco. Saranno presenti inoltre due nuovi circuiti, una nuova modalità split screen, la durata delle stagioni sarà selezionabile, 10, 16 oppure 22 gare, saranno presenti tutti i team ufficiali, i piloti e i circuiti della Formula 1 World Championship 2020 e una modalità carriera decennale e 16 auto classiche Formula 1 dal 1988 al 2010. Quinta posizione per Paper Mario di Origami King, in uscita il prossimo 17 luglio 2020. Anche per quanto riguarda questo titolo, non ho mai giocato a un Paper Mario, però sono interessato a portarvelo sul canale tramite una serie. Vi ricordo che Paper Mario di Origami King è un'esclusiva per Nintendo Switch. Vi leggo anche in questo caso brevemente la trama. Unisciti a Mario e alla sua nuova compagna Olivia in Paper Mario di Origami King per Nintendo Switch, una spassosa avventura che ti porterà negli angoli più remoti di un regno dei funghi tutto di carta. Affronta il re Origami e il suo esercito di invasori cartacei, fai squadra con dei compagni davvero eccezionali e padroneggia dei poteri magici nella tua missione per salvare il mondo. Paper Mario di Origami King introduce un nuovo sistema di combattimento basato su una piattaforma d'anello in cui i giocatori devono trovare un modo per allineare i nemici, massimizzando i danni in dinamiche battaglie a turni. Per trionfare sarà necessario sfoderare tutta la propria abilità nei rompicapi. Sesta posizione per Captain Tsubasa, Rise of New Champions. Si tratta di un videogame calcistico ispirato ad un manga storico, un capolavoro conosciuto in tutto il mondo e famoso qui in Italia con il titolo di Holly e Benji. Questo videogame riprende lo stile grafico dell'anime aggiungendo nuovi effetti grafici realistici. In questo coinvolgente gioco d'azione potrete divertirvi a segnare gol ai vostri avversari usando rapidamente le fantastiche abilità che ogni personaggio possiede e che naturalmente chi ha seguito il cartone animato conosce, tipo il tiro della tigre di Mark Landers. Questo videogame sarà disponibile per PS4, Nintendo Switch e PC. Ultimo, ma non ultimo, sono sicuro che molti di voi non hanno mai sentito nominare questo videogame, Windbound, in uscita anche lui il 28 agosto 2020. Praticamente si tratta di un gioco d'avventura survival ispirato a Breath of the Wild. Il giocatore vestirà i panni di Kara che, naufragata in una terra sconosciuta, dovrà imparare ad adattarsi a sopravvivere, risolvendo al contempo i misteri che si celano nelle isole da cui è composto il mondo di gioco. Durante l'esplorazione di nuove isole e delle rovine sparse nel mondo di gioco, svelerà i segreti del passato e scorci del futuro. Scopri il mistero alla base di tutto e potresti trovare qualcosa di più della semplice strada di casa. Gli sviluppatori hanno già confermato che saranno presenti moltissimi elementi survival come la caccia, la pesca e la costruzione, e naturalmente Windbound è in via di sviluppo per PC, Xbox One, Nintendo Switch e PS4. Sono molto contento di ciò perché così tutti quanti potrete provarlo. Prima di passare agli eventi con gli iscritti vi faccio soltanto un'ultima domanda. Cosa ne pensate di questi video
videogames, quali tra questi vi piacerebbe provare e naturalmente nei commenti spiegatemi anche il motivo. Non vedo l'ora di leggere quello che mi scriverete nella sezione commenti sotto a questo video. Adesso ragazzi direi di passare agli eventi con gli iscritti di questa settimana, come sempre partendo da Animal Crossing New Horizons. Durante l'ultima settimana, come avete potuto vedere, vi ho pubblicato dei nuovi video sul canale dedicati a questo videogame. Quando i miei iscritti potranno visitare la mia isola su Animal Crossing New Horizons? Facile, il 9 giugno dalle 14 alle 14:30. Per partecipare, diciamo, a questo evento non è necessario inviarmi nessuna richiesta d'amicizia, dovrete semplicemente seguire i tre punti che vedete a schermo, ovvero iscrivervi al mio server Discord che potete trovare nella descrizione di questo video, andare sulla chat eventi con gli iscritti il 9 giugno alle 14 e cercare il codice Dodo per l'isola di Hope. Durante questa mezz'oretta giocheremo insieme, poi se mi vorrete fare dei regali potrete farmeli tranquillamente e naturalmente sull'isola potrete recuperare tutta la frutta, gli insetti e i pesci che vorrete. Per quanto riguarda invece Splatoon 2, questa settimana sarò online il 10 giugno dalle 18 alle 19, giocheremo come sempre delle partite private. Nella descrizione di questo video potete trovare il codice ID per inviarmi la richiesta d'amicizia e partecipare a questo evento. Vi consiglio anche in questo caso di iscrivervi al mio server Discord che potete trovare sempre nella descrizione di questo video per aumentare le vostre chance di poter entrare almeno una volta in una delle stanze che creerò e giocare almeno un paio di partite. Come sempre ragazzi, mi pare di avervi detto tutto. Se avete delle domande mi raccomando lasciatemi un bel commento qui sotto e appena possibile vi risponderò. Se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo episodio sempre qui nell'Infotime. Alla prossima ragazzi!